Sindaco, cambiando argomento politica nazionale, che idea ne ha avuto oggi dell'audizione di Ghizzoni? Guardi, ho letto i titoli dei giornali, è difficile dirlo. Qualunque decisione verrà presa da tutti i protagonisti, il punto è volere il bene del PD e della sinistra, che obiettivamente ogni giorno, lo ripeto, ogni giorno si apre i giornali e noi siamo sempre in prima pagina, cosa che non va bene. C'è qualcosa del Giglio Magico che deve cambiare, forse dei passi indietro? Ma non lo so, lo lascio loro decidere, non penso che sia un problema di passi indietro, però ripeto, il tema è, in questo momento conta di più il bene della sinistra che non dei singoli, su questo non c'è alcun dubbio. Stiamo parlando di persone che hanno la maturità per prendere le decisioni, le loro decisioni al meglio. Il centrosinistra è molto in ritardo rispetto ai suoi competitor sulle elezioni nazionali? Abbiamo dei sondaggi come tutti, che però sono quelli che pubblicamente si vedono. Non siamo certamente vicini alle nostre ambizioni. Rimane il fatto che io non voglio appartenere, ma proprio neanche lontanamente, alla categoria di quelli che sperano che le cose nel PD vadano male e così si ricomincia da capo. Bisogna darsi da fare, ripeto, lo dice uno che non ha tessere del PD, perché comunque è un partito importante e deve cercare di uscire, se non, ripeto, al massimo dell'ambizione, ma deve uscire al meglio possibile dalle politiche. Noi in più abbiamo anche le regionali, quindi passaggio critico. Quindi il mio messaggio è: diamoci tutti da fare, perché non c'è solo la vittoria, c'è anche il modo in cui si esce e c'è anche il rischio che si uscirà con una situazione di difficile governabilità, quindi è importante, molto molto importante, come si esce da marzo, se appare appunto a tutti l'idea di marzo come giorno delle votazioni.